Oggi ad iCuber parliamo con Nelson, giovane youtuber bolognese che sta facendo di un hobby un vero e proprio mestiere e dello sviluppo del progetto Playmaker, una palestra con il digitale come attrezzo per sviluppare competenze, dove i ragazzi vengono avvicinati al coding, alla programmazione, alla robotica e al making, sviluppato da FabLab Bologna in collaborazione con le scuole pubbliche. Siamo con Nelson, uno youtuber. Sì. Come si dice, la prima domanda che ti farai è: non ci fosse la tecnologia, cosa faresti oggi? Ah, io prima di diventare youtuber stavo facendo giurisprudenza, quindi probabilmente l'avvocato, però ho deciso di fare giurisprudenza guardando una serie su Netflix, quindi Quindi probabilmente l'ispirazione rotolerei in giro comunque. per la città, nudo, forse. Quindi da quello che mi dici, la strada è Sì. cambiata nel frattempo. Sì, ho iniziato appunto giurisprudenza con l'idea di fare l'avvocato. E a un certo punto, grazie a YouTube, ho capito che in realtà di fare l'avvocato non me ne fregava assolutamente niente e preferivo molto di più buttarmi sullo spettacolo. Mi piace lo spettacolo in tutte le sue forme. Io sono uno che, per esempio, quando guarda X Factor, si ferma a guardare tutti i minimi particolari, dall'audio alle riprese, a non soltanto alle performance. E sono affascinato, ad esempio, da quello che oggi è il ruolo di Cattelan. E ho sempre desiderato e sognato un giorno lavorare in radio o fare il presentatore o l'attore, cose del genere. Sto trovando un bello sbocco per le mie volontà su YouTube, perché riesco a fare un po' quello che voglio, quindi anche queste cose qua. Qui siamo dentro una scuola che lavora, come dire, in qualche modo sul digitale, comunque utilizza il digitale nell'ambito della sua didattica. È un'esperienza che a te, che sei un po' più grande dei ragazzi che abbiamo qui dentro, è successa o era un mondo completamente diverso? Completamente diverso, anche se io ho fatto una scuola che su alcuni indirizzi cerca di avvicinarsi a questo mondo qua, ad esempio io ho fatto l'artistico e c'era la classe di grafica pubblicitaria che comunque usava il computer, eccetera, eccetera. Io sono stato a scuola in un momento in cui si provava a fare questa cosa, per esempio avevamo una delle prime lavagne interattive in una classe, mai usata. Era lì, però non l'abbiamo mai usata. Era un monumento al Sì. digitale. Però no, non abbiamo mai fatto nulla di digitale. Addirittura, un po' questo è un peccato, io facevo architettura, ho fatto 3 anni di architettura al liceo artistico e nonostante in programma ci fosse anche soltanto banalmente l'uso di AutoCAD, mai fatto niente neanche lì. Tutto a manazza sui fogli di carta. Quella quindi che ci hai raccontato essere una tua passione, adesso è diventato effettivamente o sta diventando un lavoro? Eh sì, ormai da un anno che riesco a fare abbastanza soldi da mantenermi e quindi è già un lavoro. In realtà io studiando ancora non considero YouTube e comunque il mondo del web il mio lavoro, ma ancora un hobby molto impegnativo e che ruba molto tempo, ma ancora un hobby. Quando riuscirò forse a laurearmi diventerà 100% il mio lavoro. Adesso sono un po' in un limbo in cui non so dove dedicare le mie energie, infatti faccio tutto male. Il meccanismo funziona con pubblicità o quali sono i meccanismi, come si dice, il modello di business, come gira? Allora, uno youtuber può guadagnare in vari modi. Il primo modo è quello diretto da AdSense, quindi guadagnare grazie alle pubblicità che sono nei video, in pre-roll, quindi quelle che partono prima del video, i bannerini che appaiono, eccetera, eccetera. Ed è un servizio che offre YouTube, automaticamente ti mette delle pubblicità. Uno youtuber poi può anche arrivare a guadagnare, se ha certi numeri, grazie alla partecipazione ad eventi, e quindi prestare la propria immagine, oppure, che è forse la cosa che paga di più, grazie ai product placement. Quindi all'interno di un mio video io dico bevete questo, indico una marca e il marchio mi paga. Quindi ci sono collaborazioni sempre, quasi tutti i giorni, scambi con aziende in modo da riuscire a creare delle campagne all'interno del proprio contenuto. In questa esperienza, immagino molto ricca, cosa stai imparando? Sto imparando, la prima cosa che mi viene in mente è che sto imparando a prendere sul serio cose che tendenzialmente non vengono prese sul serio e quindi di conseguenza le cose che invece vengono prese sul serio in maniera classica le prendo ancora più seriamente e a collaborare con persone, che non è una cosa facile, è una cosa che non sono mai stato abituato a fare e che grazie a YouTube e grazie anche a tutte le cose che si sono aperte insieme a YouTube, sto imparando a fare. Può essere colleghi di altri canali YouTube, piuttosto che colleghi dei miei stessi canali YouTube, perché per esempio in uno dei miei canali che si chiama Space Valley siamo in 6 e collaboriamo tutti alla pari. Oppure può essere il manager di turno, le aziende, parlare con le aziende, relazionare anche quello che stiamo facendo adesso, una cosa che io non avrei potuto fare.
E quindi sto arricchendo proprio il mio bagaglio interpersonale, si dice? Sì, sì, del tuo capitale sociale in qualche modo. E quindi anche a fidarmi delle persone o a non fidarmi delle persone mi sta formando. I tuoi amici come vedono questa cosa? I miei amici inizialmente li ho tirati dentro al mio primo progetto e quindi con qualcuno di questi amici ho iniziato a fare questo e sono persone che ancora collaborano con me dopo anni. Io faccio anche un format in uno dei miei canali molto invadente perché filmo la mia giornata tutti i giorni, tutto il giorno. E quindi i miei amici che circondavano la mia quotidianità si sono ritrovati a un certo punto ad essere anche degli attori. Protagonisti, esatto. Involontari. Inizialmente era difficile o mi prendevano in giro, comunque si sono sempre mostrati disposti perché vedevano che comunque gli intenti erano positivi. Questi amici che io sfruttavo malamente sono parte integrante, quindi si sono convinti, hanno visto che comunque è un bel mondo quello di YouTube. Dall'esterno spesso si pensa che sia un mondo marcio, un mondo dove fai visualizzazioni e soldi se fai cose contro la società, se fai cose spinte, se fai intrattenimento volgare. Mentre nella mia esperienza sono sempre riuscito a fare cose molto pulite, corrette, veramente family friendly, e di cui essere anche orgoglioso, e questa cosa non paga, ammetto, quanto il mostrare le tette nei video, ma paga. Ci vuole più tempo, ma le soddisfazioni sono più grandi, secondo me. Benissimo, grazie mille, Nelson. A voi. Anni? 23, ci ho dovuto pensare un attimo. Perfetto, grazie. Andrea Sartori, ideatore di Playmaker e responsabile del Fab Lab di Bologna, uno dei partner, ci ha raccontato anche Gabriele dell'ICI Pepoli. L'anno scorso abbiamo in realtà raccontato con iCuber anche il progetto Playmaker, edizione 2017. Il progetto, anche questo, è andato avanti, quindi buon segno. Cosa è successo nel frattempo, Andrea? Ma nel frattempo abbiamo lavorato in back office, diciamo, creando delle nuove proposte didattiche con nuove tecnologie, e quindi abbiamo proposto per quest'anno dei nuovi laboratori, più o meno sempre sulle stesse aree, però con degli strumenti diversi. Una grande novità è che, essendo dei corsi a mercato, alcuni ragazzi magari non possono partecipare per problemi economici, certo. E su questo è intervenuta la Fondazione del Monte che ci ha dato un contributo per creare delle borse di studio e dare la possibilità a tutti di partecipare, diciamo, i più meritevoli delle scuole IC13 e IC21. Il meccanismo che voi avete attivato di collaborazione con una scuola, come può essere attivato e stimolato? Da come la concepiamo noi, da come abbiamo potuto constatare, sicuramente ci vuole molto, molto impegno, molta pazienza, sicuramente. C'è la fortuna di trovare degli ottimi interlocutori all'interno della scuola, e quando si trova questa possibilità, curare molto gli scambi anche informali, quindi la possibilità di trovare dei buoni interlocutori. E devo dire, tra parentesi, comunque anche tra i docenti un livello di alfabetizzazione tecnologica che constato essere sempre più elevato col passare degli anni. E questo, insomma, è un segnale positivo? Sì, assolutamente. No, a questo punto sì, ci si aiuta reciprocamente. Non è facile collaborazione con un'istituzione così grande, solida. Sì. Oltre qui alle Pepoli, Playmaker ha anche altre versioni, diciamo, in altre scuole? Sì, diciamo che Playmaker è il format e l'IC21 è il tempio dove mettiamo in pratica i nostri sviluppi, le nostre idee, li sperimentiamo insieme ai ragazzi, e poi questo format riusciamo a portarlo anche nelle altre scuole di Bologna e provincia. Ogni anno, consapevoli degli errori degli insegnamenti degli anni precedenti, facciamo meglio, suppongo, certo. Visto che non siamo effettivamente dei docenti, non vogliamo portare via il lavoro ai docenti, siamo dei tecnici con una certa sensibilità e un'attitudine che vogliamo trasmettere ai ragazzi. Benissimo, grazie mille, Andrea.